Benvenuti. Adesso Paolo, forse vuole ricominciare da capo. In realtà questo, siamo all'ottavo incontro degli incontri laboratori di cittadinanza come incontri di ambito e quindi diciamo l'ultimo incontro di questa fase di passaggio dall'ascolto alle proposte, nel senso che questa sera è diciamo, una serata in cui vi rendicontiamo un attimo tutta la fase di ascolto e i primi dialoghi avuti con la cittadinanza, già con alcuni di voi e anche con tanti altri che ci hanno risposto e diciamo passiamo ai futuri incontri sulla diciamo, sottoscrizione dei singoli progetti per andare un pochino a dare risposta alle esigenze che sono state sollevate nella fase di ascolto. Quindi non vi neghiamo che diciamo, abbiamo anche un po' abbastanza di fare gli incontri da dietro lo schermo, quindi speriamo che questo sia sostanzialmente l'ultimo incontro che facciamo in video e speriamo che la situazione ci permetta, con tutti gli accorgimenti del caso, però, di fare i prossimi incontri sui singoli progetti dal vivo e per vederci, perché insomma, bella la partecipazione online, ma diciamo, ci piace di più quella tradizionale, via, dico così. Puoi partire con le slide. Quindi, come dicevo, dall'ascolto alle proposte, ambito H, siamo partiti con insomma, questa lunga fase di ascolto ormai un anno fa, con il questionario online Reggio Emilia come va, che ha raccolto più di 5.000 risposte dai cittadini. Ovviamente noi diciamo, non ci aspettavamo di poter iniziare fisicamente a fare gli incontri a laboratorio di cittadinanza praticamente appunto un anno fa, dopodiché per una prima fase abbiamo aspettato di capire se la situazione pandemica permetteva, rinviando di qualche mese, di iniziare. Abbiamo visto che non è stato così, dopodiché con l'autunno diciamo abbiamo preso atto e abbiamo iniziato incontri online, però appunto i primi mesi, diciamo, dell'anno scorso, quindi più o meno appunto aprile-maggio, abbiamo utilizzati intanto per raccogliere queste risposte, quindi più di 5.000. Andiamo un attimo a vedere nella slide successiva cosa ci hanno detto i reggiani. Abbiamo individuato due grandi temi chiave, che sono il tema della prossimità, quindi la richiesta di andare a offrire maggiori servizi alle persone, ai cittadini, in un'ottica di vicinato di quartiere, che è diciamo, un'esigenza molto così, appunto, sentita nelle risposte dei reggiani, che va poi a rientrare nel concetto diciamo, globale che si è sviluppato, anzi ha ripreso vigore, nella cosiddetta città dei 15 minuti, cioè la richiesta da parte dei cittadini in un raggio di 15 minuti di mobilità sostenibile, quindi a piedi e in bicicletta, di avere insomma, le risposte ai propri bisogni essenziali. L'altro filone trasversale praticamente a tutte le risposte è quello della sostenibilità, che si declina in senso di infrastrutture, di rispetto dell'ambiente, di qualità urbana, di qualità dell'abitare, di mobilità sostenibile. Quindi insomma andiamo a vedere che i temi prioritari scelti appunto nelle risposte vedono in cima appunto i temi ambientali, poi il tema degli spazi pubblici inutilizzati, dismessi, sottoutilizzati, il tema del sostegno all'economia di vicinato e poi insomma dei temi più trasversali come appunto i temi dei servizi e spazi per l'educazione, servizi a persona, servizi e spazi culturali e creativi e interculturali che insomma, soprattutto per quanto riguarda gli spazi culturali, gli spazi aggregativi ovviamente ci teniamo molto anche a sostenere nella ripartenza tutte le realtà che più di altri probabilmente hanno subito le chiusure di questi mesi e sono state anche un pochino maltrattate dall'alternanza delle normative che sicuramente non hanno dato particolare sostegno al mondo culturale e creativo, poi il tema dell'agricoltura urbana e ultimo ma non ultimo il tema degli spazi di confronto e partecipazione. Un altro lavoro che abbiamo fatto durante il periodo insomma, in cui abbiamo rinviato gli incontri dal vivo è stato quello di creare questi 8 atlanti, che sono 8 studi molto approfonditi sugli 8 ambiti del nostro lavoro, fatti con un dialogo, diciamo, interno al comune, con gli altri servizi coinvolti e raccogliendo tutte le informazioni che avevamo come servizio partecipazione. Quindi abbiamo prodotto sostanzialmente queste 4 piccole pubblicazioni da una quarantina di pagine l'una, che sono sfogliabili e scaricabili gratuitamente, sul nostro sito, sempre nella sezione Siamo qua, e che danno veramente una grande mole di informazione sullo stato dei quartieri in termini di stato sociodemografico, economico, sociale, ambientale, associativo, insomma, tutte veramente una serie di informazioni molto utili e molto interessanti che diciamo, ci fanno conoscere questi 8 ambiti sicuramente meglio magari di quanto li conoscessimo già prima. Quindi diciamo, abbiamo detto che a un certo punto ci siamo rassegnati agli incontri online, abbiamo iniziato tra novembre e marzo, abbiamo svolto 34 incontri di focus group, quindi incontri che avevano l'obiettivo di riaprire il dialogo
con voi, con i quartieri, con i cittadini, con le associazioni e confrontarci su esigenze, problemi e sfide e capire insieme le prime ipotesi. La media di partecipanti è stata di 18, un'ottima media. Ovviamente l'online ha generato un ricambio che in una certa misura può essere anche naturale, perché magari c'è qualcuno che ha partecipato alla precedente stagione di Quartiere Bene Comune e non riteneva di ripartecipare, si aggiungono invece persone nuove interessate che prima non avevano partecipato, poi ovviamente c'è un pochino il tema del digital divide, quindi persone non avvezze alla tecnologia che non sono, insomma, non hanno avuto occasione di partecipare e di connettersi, invece magari persone specialmente un po' più giovani o in età lavorativa che facevano fatica a partecipare agli incontri dal vivo e che invece hanno iniziato a partecipare a quelli online. Le istanze che sono emerse in tutta questa serie di fasi di ascolto, quindi sondaggi, atlanti, incontri, eccetera, hanno due possibili destinazioni, nel senso che da una parte ci sono tutti i progetti, appunto, innovazione sociale e con cui vogliamo insieme con voi in maniera collaborativa dare risposta alle sfide che abbiamo individuato, che vengono assunti da noi direttamente negli accordi di cittadinanza, coordinati con gruppi di progetto, coordinati all'architetto di quartiere, e vedrete poi quando andremo a parlare nel dettaglio dei progetti, l'idea è quella di diciamo, investire su un po' meno progetti, ma con un respiro medio-lungo. Quindi ci vogliamo, diciamo, cimentare in progetti che abbiano un orizzonte di qualche anno e che magari abbiano delle fasi di monitoraggio, eventualmente di, insomma, modifica in corso del progetto, però diciamo, non daremo luogo a progetti di durata limitata come invece magari abbiamo fatto in altre occasioni in passato. Poi ci sono invece tutta la parte di bisogni che avete segnalato rispetto a mancanze o a necessità di implementare altri servizi del comune già esistenti, che sono, diciamo, stati riportati ai servizi competenti e andranno a ampliare la gamma delle offerte e opportunità. Faccio un esempio su tutti perché è già stato, cioè, è pubblico, una serie di richieste rispetto all'attivazione di progetti sportivi sono andati a essere implementati nella nuova, diciamo, serie di cantieri sportivi 10 in città che in qualche modo hanno tenuto conto per quanto possibile anche delle nostre istanze e delle nostre segnalazioni. Poi potremmo parlare della cultura, il sociale, la scuola, tutti i servizi che hanno recepito, diciamo, le nostre segnalazioni e per quanto possibile le inseriranno nelle proprie politiche e nei propri progetti. Abbiamo, diciamo, individuato invece noi, coerentemente con i macro temi che hanno interessato i cittadini, quindi dicevamo il tema della prossimità e il tema della sostenibilità, abbiamo cercato di individuare alcuni filoni che siano, diciamo, trasversali a tutti gli ambiti. Quindi sì, avremo degli, diciamo, degli accordi di ambito territoriali, però vedrete che mettendo insieme tutti i progetti sono individuabili dei filoni comuni a tutta la città. Abbiamo diviso questi filoni comuni sostanzialmente in due tranche, quelli per motivi, diciamo, organizzativi, ma anche nel senso legati alla stagione, a quello che, insomma, alla necessità di avere certezze sulla situazione pandemica per poter procedere a fare una serie di iniziative. Quindi c'è una prima fase di progetti che inizieranno a partire da giugno e che riguardano diciamo, greenway, spazi pubblici e parchi, quindi progetti più all'aria aperta, che riguardano le aree verdi, che è necessario far partire anche in tempi rapidi perché diciamo, l'estate arriva e sicuramente i reggiani avranno voglia, come tutti, di godersi un pochino l'aria aperta dopo tutti questi mesi di chiusura. E sempre tra questi il progetto Case di Quartiere, quindi diciamo, la nuova veste che cerchiamo di dare ai centri sociali implementando tutta una serie di servizi a beneficio delle comunità. Mentre c'è una seconda serie di filoni che immaginiamo a partire da settembre, quindi no, giusto qualche mese più in là, ma insomma non più di tanto, che riguardano invece più i progetti che necessitano di, diciamo, relazioni, rapporti, diciamo, interpersonali, come possono essere riunioni in luoghi chiusi o corsi o attività, insomma, che per forza di cose necessitano di avere anche un pochino più la certezza su come sarà la situazione pandemica. Lo dico perché, ad esempio, purtroppo molti dei progetti finanziati con il bando dei quartieri ripartono non li abbiamo potuti realizzare perché la pandemia ha impedito di fare tutta una serie di cose previste. Quindi ci prendiamo qualche mese in più per capire come saremo messi in sostanza. E appunto questi progetti sono tutti quelli di reti di comunità, quindi tutti i progetti che coinvolgono, diciamo, dai temi socio-educativi, culturali, comunque coinvolgono più gruppi di associazioni con l'obiettivo di creare e risaldare le relazioni interpersonali nei nostri quartieri. Il tema del progetto, diciamo, che è un po' un metaprogetto, quindi della piattaforma collaborativa, cioè le esigenze che avete
espresso molti di voi, di avere degli strumenti di dialogo tra i quartieri in cui sostanzialmente sopra siano caricate, disponibili tutte le informazioni per sapere bene cosa succede, chi fa cosa e entrare anche in dialogo, e il tema competenze di quartiere che diciamo altro non è che l'attivazione di punti che sono una via di mezzo tra diciamo un'offerta, un modello, un piccolo portierato di quartiere e invece appunto la disponibilità di professionisti a servizio della cittadinanza e associazioni che andranno un pochino a diciamo svilupparsi nei vari quartieri della città. Quindi abbiamo appunto diviso in due fasi, una prima fase che parte da giugno e una da settembre. Il timing, quindi le tempistiche che abbiamo di fronte sono aprile, maggio, giugno, l'inizio dei tavoli di coprogettazione, quindi appunto gli incontri in cui concretamente si scrivono nero su bianco i progetti, si definiscono e si arriva alla firma degli accordi a partire da giugno. Come dicevo, progetti con tempistiche variabili, anche pensando a delle tranche per i progetti più complessi e implementando il monitoraggio, quindi sia durante lo svolgimento che ex post, per avere, diciamo, la possibilità di dare gambe a progetti un po' più solidi, un po' più duraturi, però darci dei momenti di, diciamo, di controllo, di verifica se c'è da ritarare qualcosa, si può ritarare, e quindi, diciamo, è importante che con progetti più lunghi, più complessi, ci siano più momenti di scambio per valutare come sta andando il progetto. Poi, ovviamente, una valutazione molto importante è quella ex post e quella finale, per capire se misuriamo, appunto, misurando l'impatto sociale del progetto, capiremo se il progetto che abbiamo pensato insieme, amministrazione e cittadini, ha dato effettivamente risposta al bisogno che era stato individuato. E poi eventualmente il rifinanziamento del progetto. Lascerei la parola alla dirigente Nicoletta Levi per andare più nel dettaglio dei singoli filoni, però rimango qui per, diciamo, il piccolo dibattito, confronto alla fine della presentazione. Bene, grazie Assessore, buonasera a tutti, grazie per essere con noi. Provo in modo sintetico anche a definire meglio quelli che sono i filoni. Questi filoni riguardano il vostro ambito, ma riguardano anche gli altri e sono, come diceva anche l'Assessore, un po', diciamo, il ragionamento di individuazione di questi percorsi un po' comuni ai diversi ambiti della città e che sono la lettura trasversale dei bisogni che sono emersi oramai da un anno a questa parte attraverso le diverse modalità con cui abbiamo ascoltato i territori. Allora, spazi pubblici e parchi come beni comuni, l'individuazione di questi luoghi della città, anche particolarmente significativi, importanti già da diversi anni, insomma, e che vorremmo attraverso gli accordi di cittadinanza restituire un po' alla fruizione pubblica e riconsegnarli ad attività di animazione e fruizione sociale. Non necessariamente in stato di abbandono, ma magari sottoutilizzati o parzialmente utilizzati, vorremmo appunto attraverso gli accordi costruire dei partenariati, dei gruppi di progetto, quindi gruppi di associazioni che si ritrovino intorno a questi luoghi e che possano offrire alle comunità di riferimento, ma anche alla città in qualche caso, naturalmente degli eventi, delle opportunità, dei cartelloni appunto per la fruizione sociale e il potersi ritrovare. Dove sono questi luoghi? Beh, Mauriziano, in particolare Palazzo Vecchio con l'area verde antistante e l'area verde antistante La Reggia, compatibilmente con le esigenze del cantiere, sono due luoghi molto conosciuti, già molto posizionati ovviamente nella comunità di Reggio Emilia, sono in corso attività di cantiere. Quindi compatibilmente con le attività di cantiere sono due dei quattro luoghi che abbiamo identificato, il basso servizio di Via Cugini all'interno del Parco delle Acque Chiare, anche questo compatibilmente con la fine dei lavori. Qui abbiamo lavorato sulla ristrutturazione del basso servizio, quindi diciamo forse non immediatamente il basso servizio, ma sicuramente l'area antistante e il Parco delle Acque Chiare. E poi Villa Levi, che come sapete, insomma, siamo riusciti a concordare con l'Università di Bologna la concessione non della villa, ma dell'uso del parco con relativa manutenzione. Quindi sono quattro luoghi che attendono di essere sin da quest'estate animati e fruiti dalle comunità. Sempre nella dimensione, diciamo, della sostenibilità, lavoreremo sulle connessioni fisiche, ma con un approccio appunto alla sostenibilità, alla mobilità lenta. Parliamo delle greenway e delle parkway, quindi dei percorsi ovviamente chiusi al traffico a motore che privilegiano l'uso di mezzi sostenibili,
piedi o bici. Nel caso delle greenway sono percorsi che si sviluppano nel paesaggio rurale naturale, possono anche incrociarsi con i parchi della città, ma sono prevalentemente nel forese, mentre le parkway sono i percorsi che collegano le aree verdi e i parchi pubblici all'interno dei quartieri, facilitando le connessioni all'interno dei quartieri o le connessioni tra quartieri. Per noi, già come è stato nella scorsa legislatura, quindi negli accordi degli anni scorsi, interpretiamo le infrastrutture di territorio come degli strumenti per facilitare l'aggregazione sociale, l'educazione, le attività culturali, anche le attività interculturali e sociali. Quindi vorremmo che questi percorsi fossero non solo forme di valorizzazione del paesaggio e dell'ambiente, ma anche occasioni da costruire in una dimensione appunto più sociale, per coniugare benessere fisico con servizi e attività di diverso tipo. Dove sono, dove saranno e dove abbiamo individuato? A titolo proprio solo di esempio, parliamo della Parkway di San Prospero, Tondo e Gardenia, della Parkway del quartiere di Santa Croce, della strada della biodiversità di Codemondo, che attraversa un paesaggio molto importante che coinvolge ad esempio le aziende agricole, giusto appunto per dire che si tratta di connessioni fisiche, ma per sviluppare attività sociali o addirittura, nel caso della strada della biodiversità, anche l'imprenditoria agricola. Le case di quartiere sono un'attività sulla quale siamo impegnati già da diverso tempo, direi oramai da un anno, a seconda del quartiere e dei suoi bisogni assumeranno diverse identità e funzioni a partire dai centri sociali. Luoghi che già oggi sviluppano attività sociali e che vorremmo coinvolgere appunto nella progettazione di nuovi servizi, sia per le comunità di riferimento che per altri soggetti, piccoli servizi alla comunità e alle persone che possano unire alla tradizionale funzione di animazione sociale anche opportunità. Questa è una linea di attività per noi particolarmente sfidante, particolarmente importante. Ci siamo accorti infatti che i servizi alla persona, la domanda di servizi alla persona è più alta di quanta non sia la capacità di risposta dell'amministrazione comunale. I servizi sono, come dire, insufficienti rispetto alla domanda, gioco forza. E quindi questa potrebbe essere una modalità per moltiplicare le opportunità in una dimensione appunto di prossimità, coinvolgendo i centri sociali e le comunità di riferimento. Ne abbiamo diversi di centri sociali che in questa fase di ascolto hanno manifestato interesse a costruire con noi all'interno dei tavoli di coprogettazione questo percorso di ridefinizione della loro identità, ad esempio il Tasselli, il Mirandola, il centro sociale Foscato, quindi saranno diversi in diversi ambiti della città i centri sociali con cui sperimenteremo questo tipo di attività. Come diceva l'assessore nella seconda parte, insomma, dell'anno, quindi con un respiro temporale un po' più lungo, lavoreremo sugli spazi e le reti di comunità. Qui abbiamo proprio raccolto un'esigenza che ci è stata manifestata in diversi ambiti della città di mantenere, come dire, un link con l'amministrazione comunale, quindi con noi, per supportare l'associazionismo diffuso in modo anche diverso a seconda degli ambiti, ma che può avere bisogno di diverse modalità di supporto per rimanere attivo nella dimensione, diciamo, della rete sociale, ma anche in qualche caso poter fare diciamo il salto verso il diventare una vera e propria rete di progetto, cioè capace di stare insieme per magari per rispondere a delle call, per fare coprogettazione con l'amministrazione comunale. Per questo abbiamo immaginato di supportare le reti di comunità in, diciamo, con tre leve: la valorizzazione delle competenze esistenti, quindi la possibilità di sviluppare ulteriore competenza in queste reti, la possibile assegnazione di spazi. Siamo impegnati a censire quelli che sono gli spazi attualmente esistenti ma non sufficientemente fruiti e utilizzati, per dare quindi a queste reti di comunità un'eventuale sede dove poter collaborare, cooperare, e poi il finanziamento delle singole progettazioni attraverso gli accordi di cittadinanza. Anche qua, a titolo di esempio, dove sono, pensiamo allo spazio civico di Canali, alla sala civica di Rivalta, alla sala sociale del centro sportivo di Sesso, alla sala civica di Via Vibichi. Sono diversi i punti del territorio in cui queste reti sociali possono trovare appunto una sede, una possibilità di esprimere la loro capacità progettuale.
L'assessore ha parlato appunto di due suggestioni, quella delle botteghe di quartiere, delle competenze di quartiere. Come ha detto giustamente l'assessore, sono professionisti, o immaginiamo professionisti, che possano mettere a disposizione della comunità le loro competenze, anche qua trovando all'interno di sedi, di luoghi del comune, pubblici o privati, insomma la loro sede professionale, ma anche la sede dove queste professionalità possono essere messe a disposizione della comunità. E stiamo lavorando anche alla piattaforma collaborativa, è già un po' di anni che inseguiamo, diciamo, la sollecitazione, anche un po' la visione di migrare e far migrare sul digitale le relazioni di quartiere, le relazioni tra quartieri. Questo perché sappiamo che il digitale non è un obiettivo ma uno strumento che può facilitare appunto le relazioni di vicinato, può facilitare gli scambi all'interno dei quartieri e il network di servizi che all'interno delle opportunità che all'interno dei quartieri si sviluppano, opportunità in ambiti diversi, anche qui dal sociale all'educativo, dallo sportivo all'intrattenimento, dal volontariato semplice alle opportunità invece che a vario titolo le associazioni mettono a disposizione. Quindi stiamo lavorando alla progettazione, al design di questa piattaforma che pensiamo potrebbe essere partire insomma da un quartiere pilota, le cui caratteristiche sono particolarmente coerenti e funzionali, per poi diventare un ambiente cittadino che può facilitare le relazioni di prossimità e anche le relazioni all'interno dell'intera città. Direi che poi resto a disposizione, naturalmente ho illustrato a grandi linee quelli che sono i filoni di progettazione, lascio la parola alla Graziana o a Paolo, non so chi dei due, poi illustra invece nel dettaglio sulla base di questi filoni cosa succederà nel vostro ambito territoriale. Grazie. Sì, grazie Nicoletta. In via provvisoria stasera mi sostituisco io al collega Luca Rosselli, che per motivi familiari non è potuto essere presente, quindi sarò io appunto a mostrarvi quello e a fare la restituzione che è uscito un po' dalla fase di ascolto di questo giro appunto di focus group e le proposte che sono venute appunto da lavorare in vista della sottoscrizione dell'accordo di cittadinanza. Questa mappa è una mappa che raffigura appunto il vostro territorio, che è l'area urbana nord della città. Naturalmente è un estratto dell'Atlante sociodemografico che potete trovare all'indirizzo in sovrimpressione che avete visto poc'anzi e che trovate sul nostro sito, naturalmente, nella sezione dedicata, con tutti i dati e tutto ciò che è stato, ciò che abbiamo, insomma, che è stato progettato e realizzato a livello di accordi di cittadinanza nella scorsa legislatura. Oltre a questo ci sono dei dati molto interessanti sia su sociodemografici che anche dal punto di vista della vulnerabilità sociale del territorio, nonché del reddito pro capite di ciascun quartiere e dei parametri intesi come numero di servizi per abitante, eccetera. Quindi non sto appunto a spiegarvelo ora perché lo trovate molto chiaro nel nostro sito www.comune.re.it/siamoqua. Qui partiamo da Santa Croce, un grande filone tematico che è emerso nell'accordo di cittadinanza, nel focus group di Santa Croce riguarda le greenways e le parkway. Cosa sono? Sostanzialmente è un po' un filo conduttore sia fisico che anche dal punto di vista del paesaggio, che culturale, che storico-identitario e sociale per il quartiere. Le greenway e le parkway sono delle infrastrutture culturali, sociali e artistiche con cui valorizzare il quartiere. Infatti, come dicevo prima, dai focus group è emerso come la parkway, cioè una via che collega diversi parchi di Santa Croce. Solo Santa Croce ci sono 4 parchi, ma volendo, se ci allarghiamo, è un'esperienza simile è stata realizzata già a San Prospero, Tonde Gardenia, la scorsa legislatura. È un'infrastruttura straordinaria per raccontare e mettere in scena la storia e l'identità del quartiere, collegando i parchi ai percorsi ciclabili e pedonali. Quindi in questo caso non è tanto la parkway, ma ciò che può tenere insieme sia di fisico che di culturale appunto, e sociale questa infrastruttura, che può essere anche solo così un'infrastruttura ideale, tabellata, eccetera, e non per forza un'infrastruttura vera e propria, insomma. E in questo caso, per farla, le parole chiave sono l'identità, la storia,
storia, l'arte, l'integrazione e l'animazione, quindi anche delle iniziative, degli eventi che si possono svolgere in questa Parkway, attraverso il coinvolgimento degli abitanti del quartiere e anche con la finalità di attrarre nel quartiere persone di altre parti della città ed eventualmente, perché no, anche di altri comuni e addirittura altre città. Andiamo avanti. Sempre su Santa Croce le principali azioni sono le seguenti, cioè il tema di mappare insieme la parkway del quartiere, cioè decidere da dove passa sostanzialmente questo itinerario e quali sono i luoghi condivisi da individuare e da tenere come landmark del territorio su cui c'è molta storia o su cui si possono raccontare delle nuove storie. Quindi l'idea è quella di, a livello proprio concreto, realizzare un gruppo operativo e formare un gruppo operativo eterogeneo che appunto individui quali sono questi luoghi da mappare e anche il percorso. L'animazione della Parkway, cioè l'animarla, quindi renderla viva, farla conoscere, raccontando il quartiere, in questo caso si potrebbe mettere in valore attraverso l'arte, la cultura, la creatività e la storia, l'identità e i poli di aggregazione del quartiere, e con l'obiettivo poi di creare maggiore coesione tra gli abitanti di Santa Croce, provando a legarlo anche a strutture, diciamo, non di quartiere, ma di ambito urbano e per non dire anche superiore, come il polo dell'innovazione, appunto il centro internazionale dell'infanzia, quindi il Tecnopolo, attraendo persone anche al di fuori da Reggio. Poi c'è il tema della coprogettazione della segnalettica, vedete qua è una cosa più minaziosa, l'obiettivo è quello di puntare all'identità e alla bellezza, quindi fare una segnalettica dedicata, lavorando sia sul tema della sicurezza, dell'orientamento e della riconoscibilità dei luoghi, sia su un tema anche di bellezza artistica del quartiere, coinvolgendo magari gli artisti creativi e gli esperti di tecnologie digitali, quindi anche un'animazione e una, diciamo, concretezza dal punto di vista anche dell'arte. Su Santa Croce poi c'è tutto il tema delle spazi e delle reti di comunità, che cosa sono, l'ha detto poc'anzi la dottoressa Levi, in questo caso c'è tema degli spazi di comunità da valorizzare. Santa Croce sono molteplici. Che cosa sono? Gli spazi disponibili nel quartiere o degli spazi sottoutilizzati o addirittura non utilizzati in cui poter sviluppare dei progetti per la comunità per renderli, diciamo, patrimonio condiviso, valorizzandoli con appunto delle iniziative ad hoc. Il tema delle reti di comunità, ossia delle reti collaborative associative, che vanno sostenute a livello pratico organizzativo, e le polarità integrate al quartiere, cioè quali sono i grandi player, i grandi attori del quartiere con cui sviluppare progetti insieme ai piccoli gruppi spontanei del quartiere, le varie comunità. Santa Croce è un quartiere che ne ha diversi perché ha vari punti di aggregazione, comunità sia formali che informali, di persone e associazioni non solo, e queste vanno appunto coinvolte per sviluppare nuovi progetti. Andiamo avanti. Sulle azioni da mettere in campo, quello che è uscito un po' dal percorso di Focus Group riguarda la mappatura degli spazi e dei servizi di comunità e di Santa Croce, sia esistenti che quelli a disposizione, ovvero individuando un po' le esigenze non soddisfatte e le criticità emerse appunto in questo percorso all'interno del quartiere e quali possono essere gli spazi disponibili. Pensiamo agli orti di Montenero, altri spazi all'aperto, la biblioteca, eccetera. E oltre a questo, appunto, la messa a valore in rete di soggetti che sono attivi nel quartiere. Quindi mettendo in essere nuove collaborazioni anche fra le varie realtà territoriali del quartiere, quelle più grandi, quelle più piccole, quelle ufficiali e quelle non ufficiali, per sviluppare nuovi servizi di vicinato e opportunità per il quartiere. Spesso in un quartiere non ci si conosce, cioè nasce una realtà in Viale Ramazzini, quelli magari di Via del Chionso non la conoscono e viceversa, insomma. E quindi anche in un quartiere come Santa Croce, che magari a meno di un chilometro di distanza, possono nascere realtà che non si conoscono. In questo modo si provano a mettere in rete. Sono già state sperimentate in altri quartieri della città queste cose, e anche, insomma, con degli strumenti appositi, anche Santa Croce può essere certamente un terreno fertile per poterle realizzare. Andiamo avanti. Sulle azioni c'è anche il coordinamento tra le realtà associative, facendo perno sui progetti, quindi dare vita a un percorso che ad esempio porti a degli eventi come la famosa festa delle 100 strade e promuovere la conoscenza del quartiere di Santa Croce da parte della città. C'è un quartiere ricco di storia, che ha una forte identità e anche una forte trasformazione, cioè vediamo che l'area delle Reggiane
È in trasformazione, pur avendo anche delle grosse problematiche, ma insomma è certamente candidata ad ospitare le eccellenze di questa città, quindi stiamo cavalcando un po' quelle che sono le notizie, ecco, voglio dire, di questi giorni, e in questo caso si può attivare un lavoro trasversale sulla Parkway anche in collaborazione con il Centro Internazionale dell'Infanzia, appunto, e il Tecnopolo Parco Innovazione Reggiane. Da Santa Croce ci spostiamo invece più a ovest, quindi verso San Prospero Strinato, Tondo e la Gardenia, poi c'è il Tribunale che è un po' la zona di mezzo, insomma, però quindi la zona verso il Crostolo. In questo caso anche qui sono riemerse con forza le Greenway e le Parkways. È inutile che adesso andiamo a descrivere cosa sono, ne abbiamo già parlato prima. In questo caso anche qua le parole chiave sono il benessere, lo sport, la mobilità ciclopedonale. Naturalmente la pandemia ha favorito molto la riscoperta di questi percorsi, che però a San Prospero erano nati già con il precedente accordo di cittadinanza con la prima Parkway dei quartieri, che deve essere ovviamente potenziata, integrata e animata, anche se ovviamente il Covid-19 non ha permesso questo al momento, proprio per i motivi dell'emergenza sanitaria. L'obiettivo è quello di offrire ai cittadini occasioni per vivere i parchi. Anche qua i parchi sono tanti, veramente Reggio ha quasi 200 parchi, ne sono censiti circa 194. Facendo lo sport, attività legate al benessere, alla socialità, alla riscoperta degli spazi aperti, delle aree verdi e dei parchi di quartiere. Quindi, insomma, è andare avanti e potenziare un po' questa parco, perché anche sulla segnaletica manca il secondo stralcio, che è tutto da progettare. Qui ci sono le azioni da fare in materia, sono la mappatura condivisa dei luoghi da inserire nella Parkway, anche in questo caso, perché poi l'obiettivo è quello, lì all'altezza della fornace del Tribunale, insomma, di collegarsi alla Parkway dei quartieri di Santa Croce, anche se su San Prospero un po' i luoghi erano già stati individuati. C'è il tema della segnaletica, già ve lo dicevo prima, e quindi insomma implementarla, perché manca ad esempio quella direzionale. C'è il tema della sicurezza per organizzare in questo caso iniziative di animazione, quindi spettacoli, eventi, dimostrazioni, eccetera, che possano essere in sicurezza da parte appunto delle realtà territoriali del quartiere. Fra queste, quelle individuate all'interno del percorso dei focus group, c'è il tema della scuola nei parchi, che è un progetto che serve per promuovere attività dedicate alle scuole ai ragazzi per vivere queste importanti aree verdi attrezzate, e la Parkway è un po' la cerniera, perché diventa un'opportunità di conoscenza per sperimentare appunto in questo caso lo sport, le performance artistiche, e per avere maggiore consapevolezza delle potenzialità che può offrire anche il quartiere inteso come infrastruttura verde, sia areale che lineare, no? Prendendosi cura del proprio territorio. Poi c'è il tema dell'animazione di quartiere, quindi in questo caso si va più sull'intrattenimento, diciamo così, quindi piccole attività, ma anche il benessere fisico, quindi non tecnicamente di livello complesso avanzato, ma anche una semplice ginnastica dolce, che possano promuovere la socialità, il benessere, lo sport, eccetera, in questa zona della città. E l'attenzione in questo caso è dedicata alle comunità che insomma possono essere meno aggiornate sulle attività in programma nei quartieri e che potrebbero essere più coinvolte, perché non tutti i rioni di questi territori sono stati, diciamo, coinvolti per vari motivi, come quelli che invece sono stati protagonisti nelle passate edizioni, appunto, di qua. Questa è l'ultima slide, quindi fondamentalmente quello che vi ho detto prima, cioè tutti i materiali, cioè i report dei focus group che sono arrivati all'inizio, insomma, all'incontro di oggi, da qui all'incontro di oggi, poi da oggi parte, dalla prossima volta partiranno insomma prossimamente gli incontri di coprogettazione. Li potete trovare, dicevamo, assieme alle registrazioni su www.comune.re.it/siamoqua, e la nostra mail per avere contatti con noi è acu@comune.re.it, quella generica che ovviamente vediamo tutti. Siamo attivi anche su tre canali social, che sono Facebook, Instagram e Twitter, alla pagina Quaderno _RE, quindi lo vedete in sovrimpressione. Bene, io mi fermo qua, e a questo punto direi che chi si vuole iscrivere si è già iscritto. Graziana, se tu hai qualcosa da aggiungere eventualmente, puoi prendere la parola e puoi gestire anche il dibattito. Grazie Paolo, ben arrivata Annarita, che vedo adesso collegata, benvenuta. Grazie, ciao, scusate il ritardo.
Ciao, ben trovata. No, adesso diciamo che la palla passa un po' a voi, nel senso che vi abbiamo presentato un po' sia la parte più di strategia e di organizzazione dei temi, quindi i filoni tematici, fino ad arrivare alla parte che ha raccontato fino ad ora Paolo, che racconta i contenuti che sono usciti tutta la parte di ascolto che abbiamo fatto insieme, i nostri tre focus group che abbiamo fatto nel mese di marzo. Però adesso insomma vorremmo sapere un po' anche da voi se la restituzione che vi abbiamo presentato vi trova d'accordo, se avete insomma delle considerazioni, delle domande, sapendo che un po' i temi, li riassumo brevemente anche per chi si è collegato adesso, sono fondamentalmente il tema delle parkway come infrastruttura fisica, infrastruttura verde, infrastruttura di collegamento, ma anche come strumento di animazione, di integrazione, di racconto, di narrazione dei quartieri e di scoperta dei quartieri. Poi la cosa interessante di questo progetto, portandolo un po' in vari quartieri, ci siamo resi conto che questo progetto diciamo che assume delle identità e delle vocazioni diverse, perché sono poi le persone e i luoghi che gli danno anche dei significati diversi, e secondo me questa parte è molto interessante. Sapendo poi che insomma l'obiettivo primo è mettere in collegamento la rete di parchi straordinaria che è la nostra città. Parchi che devono essere manutenuti, che devono essere curati, ci avete detto che è importante avere anche delle aree di ristoro, quindi cioè noi adesso abbiamo fatto una restituzione per macro temi, ma ovviamente abbiamo raccolto e trovato nei report tutte le considerazioni che ci avete riportato. Ma c'è anche un tema di spazi e reti di comunità, cioè di mettere in relazione i soggetti attivi nei quartieri, gli spazi che sono presenti nei quartieri per creare nuove opportunità e servizi per il quartiere di riferimento, cioè in modo anche molto concreto, cioè mappare i luoghi, mappare le realtà e collaborare in modo ancora più proficuo di quello che poi già si sta facendo, perché sia il quartiere di Santa Croce, sia San Prospero, Tondo e Gardegna e Tribunale sono tutti quartieri molto vivi e molto attivi. Quindi scusate, ma ho fatto questa sintesi brevissima per chi si è appena collegato. E do la parola a Giuliano. Giuliano, prova a parlare, ci sei? Sì. Eccolo. Sì. Prego. Niente, salve, buonasera a tutti. Niente, io intervengo a proposito dell'ambito insomma, di San Prospero per quanto riguarda la Parkway, sicuramente perché facevo parte già del progetto della scorsa legislatura, dove questa Parkway è nata. Per cui insomma, ho visto nascere questo progetto fin dall'inizio. Il discorso qual è? Insomma, innanzitutto, come ha accennato appena adesso, tutta la cosa ha bisogno ancora di una sistemata. Diciamo, fisicamente la Parkway di San Prospero, io parlo di questo ambito che conosco meglio, quindi diciamo Parco della Resistenza, la Fornace, il Parchetto di San Prospero, che è l'unico in effetti dove di recente sono stati fatti dei lavori, tutto il parco dietro alla chiesa di Via Magnani, ma soprattutto il bosco urbano, e poi il parco di Via Ferravilla, hanno bisogno di una sistemata, nel senso che come il bosco urbano, cioè proprio preso in carico, perché è un paio d'anni che è abbandonato, o tipo il parco di Via Ferravilla, ad esempio, andrebbe collegato meglio, collegato proprio a un discorso della Parkway, perché è un po' isolato, cioè bisogna trovare un po' la maniera per collegarlo. In realtà ci sarebbe qua un discorso che potrebbe fare con il piano di realizzazione di alcuni fabbricati in via Bellotti, che secondo me comprende questo, anche un pezzo di pista ciclabile che si collega anche con il parco, con il percorso di San Prospero. Questo non è, magari stasera non è tema, però l'accenno un attimo lì a Bellotti, però c'è insomma una specie di discussione in atto che non si capisce come andrà a finire con i residenti, su che cosa faranno, qual è il piano di realizzazione di quella cosa lì, che tipo di costruzioni prevedono. Tra l'altro i residenti lì pensavano che il cantiere bisogna cercare di capire se parte o meno, facesse proprio sfogo, insomma, diciamo, i mezzi, le attrezzature, i mezzi di lavoro di quel cantiere lì si sfogassero proprio sul parco di Via Ferravilla, per non, come dire, sovraccaricare anche Via Bellotti di questo di ulteriore traffico, che è una strada molto piccola. Niente, chiudo questa parentesi, quindi prima cosa da fare sicuramente è questa, cioè far riconoscere bene questo percorso e farlo trovare a posto. Adesso
Attualmente ci sono solo dei segnali di presentazione del parco in qualche parco, come il parco lì di San Prospero, il parco della Fornace, il Bosco Urbano. Altri, magari come il Parco della Resistenza, avrebbero sicuramente, come dire, fatti conoscere e valorizzati molto di più, perché hanno anche degli spazi fisici già predisposti per, come dire, le attività che ci sono, che si potrebbero fare in collaborazione con le varie associazioni del quartiere e anche i cittadini che comunque vogliono fare delle attività. Io faccio parte anche della podistica FABA, che a San Prospero da tantissimi anni organizza la camminata una volta all'anno. Noi stiamo strutturando anche in questi giorni, che si sta prendendo, insomma, abbastanza corpo, un discorso di gruppo di cammino, e che comunque quindi verrebbe, come dire, andrebbe a favore, usufruirebbe della parco in maniera abbastanza costante e attiva e insomma coinvolgendo anche qualche persona, una che adesso magari non la conosce, quindi si prenderebbe anche l'onere di far conoscere la parco. A questo si aggiunge anche un discorso che è stato accennato molto embrionale con poi i cittadini del quartiere, che la situazione del book crossing, cioè uno di questi parchi, specialmente quello in centro di San Prospero, poteva essere la sede ideale per questo tipo di iniziative, dare i libri testi, quindi anche una forma culturale, insomma, perché il quartiere di San Prospero in realtà ha bisogno, è un quartiere, come dire, molto abitato, dove ci sono anche, per esempio, una serie di commercianti molto attivi per il quartiere, quindi è uno dei pochi quartieri dove i commercianti si mettono insieme per Natale, mettono le luminarie, dal punto di vista molto attivo, in realtà non ha ordinata. Piano, scusami, ti chiedo una gentilezza. Mi senti? Perché vai e vieni con la voce. Cioè, magari prova a togliere un attimo la telecamera, a vedere se riesci, perché altrimenti ti sentiamo un po' a scatti. Facciamo una prova. Ok, prova adesso. Sì, mi sentite? Sì. Sì, adesso meglio. Scusami, meglio. Ma così ti capiamo un po' meglio, grazie. No, scusate, cioè, vabbè, riprendo da dove sono arrivato, o devo riprendere un po' da capo? No, ti abbiamo seguito, però un po' a fatica, quindi stavi parlando dei commercianti, del Piero. Sì, nel senso che è un quartiere, stiamo parlando del fatto che San Prospero è sì un quartiere attivo sotto certi punti di vista, in realtà manca un po', come dire, per usare una terminologia che c'è in questi spazi, un po' una casa di quartiere, nel senso non ha un centro sociale, forse il centro sociale della Fornace sta riaprendo, perché si vede che ci sono dei lavori in corso, però non c'è uno spazio civico vero e proprio dove ci si può, diciamo, riunire, se non proprio i parchi. Quindi i parchi a San Prospero potrebbero svolgere anche questo tipo di funzione, in attesa che magari si strutturi qualcosa, diciamo, per il periodo invernale. Quindi, diciamo, ricapitolando, il discorso parco di San Prospero è un percorso che è rimasto un po', diciamo, mezza via, che va sicuramente sviluppato, e quindi la disponibilità nostra come associazione sportiva, ma anche nostra come cittadini abitanti del quartiere. Alcune iniziative sono già un po' in essere, altre molto più che si possono sicuramente strutturare, si possono coinvolgere sicuramente altri attori importanti del quartiere, che posso essere, non l'ho citata, ma c'è la parrocchia, c'è un'associazione sportiva che è il progetto Aurora, che tra l'altro è attiva anche a Santa Croce, per cui, come dire, questo è un tramite che, conoscendo bene le persone che ne fanno parte, può tornare utile, insomma, come filo d'unione anche per unirci a quel quartiere là. Per cui direi che per adesso è tutto, grazie. Grazie mille Giuliano. Beh, sicuramente sul tema delle parkway la segnaletica e i collegamenti, cioè, sono fondamentali, cioè, nel senso che una cosa che era anche venuta fuori dai focus group era che benissimo le pannellature nei parchi, però poi negli spostamenti, nei collegamenti tra i vari parchi uno un po' ci si perde. E mi ricordo che alcuni di voi avevano proprio detto questi percorsi ha senso utilizzarli per animazioni, per sport, per benessere, ma sarebbe bello anche poterli utilizzare per degli spostamenti quotidiani, casa-lavoro, quindi sarebbe proprio importante che fossero ben segnalati, che uno non si perdesse un po'
non perdesse il tempo, nel senso dove devo andare, dove mi devo dirigere. Sicuramente il tema della manutenzione dei parchi è un tema molto importante, molto rilevante, e anche l'animazione dei parchi e l'individuazione dei parchi come piazze un po' di socialità. Soprattutto l'abbiamo vissuto durante anche il Covid, il lockdown, ma ci rendiamo conto che anche nella zona di cui stiamo parlando stasera, per esempio il Parco della Resistenza che è stato citato, ma anche altri parchi, sono parchi che si prestano proprio per ospitare attività minute, eventi un pochino più complessi, però comunque sono luoghi da vivere e da presidiare. E adesso do la parola a Simona Silvestri di Iniziativa Laica. Sì, ciao a tutte e a tutti, e io mi scuso fin d'ora perché ho perso il primo appuntamento, era presente per Iniziativa Laica Dario Mussini. E, rispetto ai temi emersi dal focus group, che sono davvero molto interessanti, noi in particolare saremmo molto interessati ad approfondire quello delle reti di comunità e degli spazi di comunità nel quartiere Santa Croce. Come associazione abbiamo sede presso la sede dell'Arci, quindi nel mezzo del quartiere di Santa Croce, e stiamo provando a pensare un progetto che parli con il quartiere e che crea una connessione tra la nostra realtà, che fino a qualche, insomma, è tradizionalmente chiusa, insomma, nelle attività da fare fuori il quartiere, e parli appunto con il quartiere. E per il bando dei quartieri di parto abbiamo presentato anche un progetto su cui intendiamo lavorare nei prossimi mesi, tra l'altro presentato con alcune persone che sono presenti anche in questa chat, come la cooperativa di casa di Van Casale e Coviolo. Era un progetto di ricreatorio di quartiere, cioè una sorta di, passatemi il termine, casa del popolo, però rivolta ai ragazzi, uno spazio culturale, ricreativo e formativo dove avviare dei percorsi di formazione culturali, dialogo e confronto con fasce di età abbastanza specifiche, ragazzi dagli 8 agli 11 anni e dai 12 ai 15 anni, quindi una fascia piuttosto giovane. È un progetto su cui noi appunto pensiamo di lavorare nei prossimi mesi, Covid permettendo, e ci piacerebbe molto riuscire a dialogare con il quartiere, ma anche con le tante realtà che sono presenti oggi in questa sede, e per poter costruire dei percorsi appunto di partecipazione comuni. Avevamo pensato a dei laboratori molto variegati che andassero appunto da spazi di laboratori di filosofia sul tema dei diritti civili, che sono il focus della nostra attività, laboratori di sostenibilità ambientale, corsi di educazione sessuale, attività per il quartiere. Quindi insomma mi fa davvero molto piacere vedere che questi stessi bisogni sono stati intercettati nello scorso focus group, e insomma noi siamo disponibili per lavorare. Il mio è più un intervento per dire appunto che noi ci siamo per lavorare eventualmente su Santa Croce con altre realtà del quartiere, e perché appunto riteniamo che insomma riuscire a recuperare uno spazio di dialogo, di partecipazione, di creare la comunità non sia un qualcosa da fare soltanto a parole, appunto, come state facendo, da riportare negli spazi delle comunità. Quindi ecco, dico solo questo, ci siamo come Iniziativa Laica. Grazie mille Simona. Sicuramente il progetto che avevate presentato era molto interessante, e credo che ci sia proprio lo spazio anche nella prossima fase di lavoro, che come diceva anche Lanfranco all'inizio sarà una fase molto, insomma, concreta, anche un po' finalmente, cioè inizieremo un po' a lavorare concretamente sulle azioni e sui progetti. Sicuramente c'è anche spazio per, insomma, per accogliere le vostre proposte, perché sono molto interessanti e anche molto diffuse nel quartiere, sia come proposte appunto, ma anche come rete di soggetti. Quindi assolutamente, insomma, grazie, e accogliamo la tua, insomma, disponibilità a collaborare. Adesso do la parola a Fabio e poi Marco. Fabio Vaccari, prego. Sì, salve, buonasera a tutti. Grazie per la possibilità di intervenire con il comune, con i progetti per i cittadini. Allora, prima cosa, io sono qui in veste di semplice cittadino, come avevo già specificato anche l'altra volta, non appartengo a nessuna associazione o altro. E come ero intervenuto già precedentemente, volevo semplicemente proporre al comune la possibilità di realizzare appunto nel parco di via Samoggia una casetta di book crossing, che dia la possibilità quindi a tutti i cittadini di poter usufruire di libri a disposizione di tutti. Questo secondo me entra bene nell'argomento discorso parco e quartiere, nel senso che già, come diceva prima anche Giuliano, il parco di via Samoggia, adesso che è stato
in qualche modo ristrutturato, è stato sistemato, potrebbe diventare appunto un'occasione, fare diventare come punto di ritrovo il quartiere di Via Samoggia. E poi il discorso della casetta di Book Crossing, casomai, potrebbe essere anche appunto in prima battuta un prendi e scambio di libri. Poi potrebbe essere anche un punto di riferimento dove eventualmente, una volta finito il Covid, organizzare casomai qualche evento culturale, visto che adesso il parco è stato rifatto e casomai la sistemazione del parco potrebbe essere un punto di riferimento. E quindi niente, mi interessava più che altro capire se questa proposta che era già stata fatta, in virtù di quello che ci siamo detti fino adesso, poteva essere presa in considerazione oppure no. Ecco, tutto qua. Grazie Fabio. Allora, insomma, secondo me, da quello che abbiamo raccolto anche come interesse nel focus group, sicuramente la tua proposta è molto interessante ed è, come dicevi, molto coerente con l'intero progetto di parco, cioè l'idea di animare i parchi, di viverli e di presidiarli. Quindi assolutamente la proposta è interessante. In questo gruppo è anche presente Alessandra Ferretti, che è la referente della Biblioteca di Santa Croce, che è un'esperta anche di attività di book crossing, e secondo me nel gruppo di progetto che porteremo avanti, insomma il progetto delle Parkway, potrebbe essere, Alessandra ti chiamo un po' in causa, spero che ti faccia piacere, che tu ci aiuti un po' anche nella costruzione del progetto, perché mi ricordo anche durante il focus group che insomma si era detto che giustamente che è un progetto che deve essere un po' giustamente costruito sia nel gruppo di volontari e di chi segue, insomma presidia proprio l'attività, e anche chi poi può animare, come dicevi giustamente tu Fabio, anche proponendo delle iniziative. Quindi insomma anche per costruire un po' il progetto proprio nella sua articolazione, secondo me anche in questo gruppo possiamo trovare delle competenze da mettere in gioco, e sicuramente la tua idea è molto interessante. È anche bello che venga da un cittadino singolo, tra virgolette, perché comunque in questi tavoli quasi sempre si è insomma figure che fanno parte di associazioni o di realtà già un po' strutturate, quindi insomma la tua disponibilità, il tuo progetto secondo me assume ancora più potenza. Adesso do la parola a Marco Napoli. Sentiamo. Bene. Allora, ciao a tutti, sono Marco Napoli, privato cittadino. Faccio una brevissima premessa. Io sono il fan numero uno della Biblioteca di Santa Croce, come sa bene Alessandra. Trovo incredibile che ci sia un servizio così efficiente dove uno prende tutti i libri che vuole senza tirar fuori un euro. Questo mi fa sentire in debito verso la comunità, perché è una cosa così grande che bisogna restituire qualche cosa. Quello che posso restituire io è 4 anni passati all'interno delle Reggiane a scuriosare tutto quello che c'era di street art. Questo mi ha consentito di sviluppare una rete di conoscenze abbastanza solida con tanti artisti, non solo reggiani. La mia idea, cioè quello che posso mettere io a disposizione, è una qualche forma di competenze in materia di arti visive in ambito urbano. È una, posso chiamarla competenza, trasversale a tantissimi progetti. A me, ad esempio, ascoltando questo incontro, mi è venuto in mente che è una cosa che si può applicare tranquillamente alle case di quartiere, sia intese singolarmente, sia intese facendo una rete di un progetto artistico dove ogni casa di quartiere richiami una parte di un progetto complessivo. Questa è un'idea che ho sviluppato adesso ascoltando voi. Può essere applicata a un percorso urbano dove lungo tutto il percorso ci possono essere varie, chiamiamole immagini, che richiamano un progetto complessivo. Questa è un'altra idea che mi viene così da offrire. Tenete a mente che Reggio Emilia, non so quanto sia noto, però dal punto di vista della street art è un punto di riferimento importante a livello nazionale, sia a livello ufficiale per gli interventi che vengono fatti attraverso il comune, sia a livello underground, quindi quella che chiamano arte illegale, che è un po' un ossimoro, perché per me l'arte non è mai illegale, ma insomma, comunque, diciamo che Reggio Emilia ha una forza attrattiva notevole verso tanti artisti, ovviamente non solo reggiani, quindi penso che molti si sposterebbero volentieri se attirati da un progetto intelligente e ben costruito, insomma. Quindi diciamo che non si prestano a fare cose con gli enti pubblici se non c'è un progetto sotto. Hanno bisogno di sentire che c'è una spinta in qualche modo motivazionale e nobile per muoversi. Però
Detto questo, io sono disponibile per qualsiasi tipo di progetto si voglia mettere in piedi. Ero arrivato quasi a dipingere la scuola Galilei, dove c'è mio figlio, con un progetto già avviato, con l'accordo della scuola. Poi il Covid ha bloccato tutto, però l'idea, solo per dirvi, era di dipingere un'intera facciata con un ritratto di Galileo, con cannocchiali, pianeti, tutto quello che richiama la scienza, chiamando diversi artisti che sarebbero venuti molto volentieri. Ci siamo bloccati, ma insomma questo è un tipo di intervento che si può fare su una scuola, si può fare al Malaguzzi, si può fare in accordo con Reggio Children facendo degli workshop per i ragazzi. È una cosa estremamente trasversale, quindi diciamo, oltre a dipingere i muri, possibilmente esterni, perché interni li vedono in pochi, sarebbe un peccato, si può fare anche attività educativa verso i ragazzi con degli workshop artistici per insegnare loro a dipingere, a disegnare, spiegare le tecniche, coinvolgerli ad esempio nella decorazione di una parete, perché si può fare anche stando in sicurezza in tanti modi. Quindi oltre a renderli, come dire, spettatori, anche protagonisti di un intervento che si ritenga di mettere in piedi. Quindi io sono a disposizione in maniera trasversale per i progetti che possono venire in mente ad altri. Insomma, sono una sorta di jolly. Se qualcuno viene in mente di fare una parkway, o piuttosto che una scuola, piuttosto che una casa di quartiere in connessione con altre, io ci sono. E l'altra cosa che volevo dire, chiedo scusa perché non conoscevo Iniziativa Laica, questo è molto grave, chiedo scusa a Simona, però ho sentito una cosa molto bella. Faccio presente che 2 anni fa al Malaguzzi, nella classe di mio figlio, dunque sono un avvocato, e con un giudice avevamo tenuto una sorta di momento di formazione sul tema della Costituzione, e con i bambini di 10 anni, però aveva funzionato molto bene e avevamo avuto un ottimo ritorno. Ovviamente quelli erano bambini di 10 anni, però nulla vieta di settarsi su una scuola media piuttosto che su una scuola superiore approfondendo i contenuti. Quindi se vi viene in mente qualche cosa, io sono assolutamente a disposizione. Fine. Grazie, grazie Marco, grazie mille. Hai dato moltissimi spunti e sicuramente, insomma, le tue competenze, anche la tua energia è sicuramente da canalizzare in questi progetti. A me, mentre parlavi, mi veniva in mente tutto il tema della segnaletica delle parkway, perché insomma anche durante i focus group si era pensato di lavorare a una segnaletica più formale, più, insomma, come dire, strutturata, classica, tra virgolette, ma trovare anche dei modi più informali, anche facendogli, insomma, trovando un modo di fare segnaletica. Adesso ti dico lo stencil, ma per te, insomma, sarà una sciocchezza, però per farti capire, cioè, delle possibilità anche per, diciamo, dare degli strumenti ai cittadini per lasciare delle tracce sui percorsi, oppure trovare dei modi anche per fare arte raccontando il quartiere, ma anche raccontando questi percorsi. Quindi, insomma, si erano fatti alcuni ragionamenti di questo tipo, molto embrionali, quindi sicuramente dai prossimi incontri, insomma, avrai modo anche di dare un contributo sicuramente anche tu su questi, sì, su questi aspetti e su anche altri progetti. Do la parola a Roberta Pavarini, che di street art anche lei ne sa qualcosa. Bene, ecco, grazie, io. Ciao a tutti. Sì, infatti parto da questa parte. Allora, i nostri murales ci saranno ancora per poco, poi li cambieremo, nel senso che con il super bonus rifaremo quasi il 50% di tutti i nostri fabbricati, e di conseguenza alcuni murales, ahimè, verranno coperti, ma utilizzeremo il cantiere per farne dei nuovi. Quindi sarà questo grande progetto di rigenerazione urbana, spero improntato alla transizione ecologica, ancorché il cappotto sia plasticona, perché è così purtroppo, ma cercheremo di mettere sui muri, come abbiamo sempre fatto, temi che riguardano il presente e che sono legati all'abitare e all'abitare sostenibile. Quindi sì, questo può essere sarà un momento in cui possiamo accendere i riflettori, insomma, su questo nuovo cantiere.
I murales che sono attualmente visibili sono già stati mappati da tutte le università del globo terracqueo, quindi cioè, almeno su questo siamo stati fortunati che sono stati studiati, sono tutti su un sito del progetto Capus e quindi perlomeno ecco, la documentazione, come direbbero i francesi, è stata fatta ai massimi livelli, quindi questo ci dà molta soddisfazione, insomma tiene conto di questo percorso che comunque ormai ha già 12 anni. E quindi è ora di rifare le facciate, insomma, qualcosa lo rifaremo e metteremo a disposizione questo lavoro, questo cantiere, magari potremo avere da questo laboratorio anche dei suggerimenti in questo senso. Sull'Atlante noi siamo disegnati con la manina con dentro la casetta, con scritto ERP, non è ERP ma è cooperativa di abitanti, quindi così lo dico, se non ci manca l'icona facciamola diversa, ma ci siamo e ci siamo anche con un punto di Fondo Poetico, Associazione Exosfere, che ha nella saletta civica un punto di lettura e di custodisce più di 1000 volumi a tema di poesia e soprattutto improntata sul genere femminile, ecco, quindi questo è un po' il taglio. Rispetto alla Parkway, io ho partecipato soprattutto all'incontro su cui si è parlato di questo, a me piace molto, convince molto questo percorso, questo tematismo, anche perché credo che ci potrebbero essere, come dire, il percorso off come in fotografia europea, no? Cioè, nel senso che una volta individuato e condiviso e raccontato bene il percorso, automaticamente nei cortili, nelle aiuole, nei davanzali, cioè chi si affaccerà su questa Parkway adeguatamente caratterizzata, fortemente caratterizzata, sarà tentato di esporre, di organizzare, di mettere in ordine, di tenere bene, di far vedere insomma anche il proprio cortile, i propri fiori, quindi potrebbe generarsi un effetto, cioè moltiplicatore, ecco, di questa roba qui. Quindi secondo me sarà interessante anche perché potrebbe diventare qualcosa che scandisce un po' la storia e la quotidianità, cioè mi immagino insomma tantissime bandiere nel giorno del 2 giugno, del 25 aprile, del 1 maggio, cioè mi immagino che possano essere elementi, infrastrutture che diventano infrastrutture molto sociali, ecco, che poi insomma la finalità del percorso che si sta facendo. Sono molto d'accordo anche sulle 100 strade che abbiamo organizzato per circa 11 anni, poi si è ripreso recentemente, quindi significa che si è lasciato un segno, che è un bel lavoro questo. Ecco, quest'anno suggerisco, sempre ad Alessandra, allora quest'anno è il 100° anno che Collodi ha inventato il burattino Pinocchio, la scrittura del Pinocchio, compie 100 anni quest'anno. E Santa Croce storicamente nell'81 fece la prima camminata, si chiamò Stracol Pinocchio, alla scuola elementari Collodi proprio, e quindi c'è un legame simbolico, storico e anche matematico, insomma, in qualche modo, di queste ricorrenze. Per cui, ecco, siccome si cercano delle volte degli appigli, dei simbolismi, delle idee per poter trovare qualcosa che differenzi le edizioni di anno in anno, c'è questo elemento che mi è venuto in mente proprio scartabellando e ritrovando poi anche i documenti ormai antichi, comunque del secolo scorso, di queste camminate bellissime disegnate dalle maestre con i ciclostili. E poi ci sono tantissime foto di questa camminata. È in bianco e nero, bellissime. Poi un'altra cosa che volevo dire, qual è? Ah, ecco, tema Tecnopolo Malaguzzi. Avete toccato questo elemento di come entrano i grandi player, no? Così li ha chiamati Paolo, nelle nostre corde. Ma io avrei un'idea che è quella che i grandi player devono aprire le loro porte alla comunità, cioè nel senso che devono far parte sì del meccanismo di condivisione, di ascolto, di relazione, però penso che debbano offrire spazi a iniziative di caratura di quartiere, cioè è questa un po' la chiave. È un'ipotesi come altre, però il loro impegno non è, penso, solo in direzione grande player rispetto alla dimensione di quartiere, ma è anche un accogliere la dimensione di quartiere all'interno della loro dimensione internazionale.
perché in questo modo credo ci sia uno scambio alla pari, cioè abitano il quartiere, certo abitano il quartiere in una dimensione anche internazionale, però nel momento in cui sono nel quartiere, quindi hanno anche loro un ruolo da giocare all'interno di esso. Quindi mi immagino iniziative, laboratori, proposte come quelle che venivano anche definite prima, lezioni sui diritti, diceva appunto Marco piuttosto che Simone, insomma, fatti all'interno degli spazi del Malaguzzi, magari amplificati anche con le dotazioni, con i servizi che hanno i laboratori, che possono essere anche utilizzati per veicolare messaggi di questo tipo, e quindi trovare, insomma, dei meccanismi anche nuovi che possano coinvolgere tutti, che siano aperti a tutti, ma che siano anche fruibili, molto fruibili in modo molto orizzontale dai bambini del quartiere. E poi credo che senz'altro in prospettiva io immagino comunque ci si debba pensare ad una sorta di punto di comunità ben riconosciuto e rappresentativo di questo ambito da individuarsi, ecco, a cui pensare. Ecco, a Santa Croce manca la piazza, l'abbiamo sempre detto, però si possono costruire dei percorsi e capire quali spazi possono essere, insomma, individuati tra i tanti spazi diffusi, anche individuare un punto, chiamano lab community, insomma, comunque sta roba qua, ecco. E tutte le sollecitazioni che sono state portate credo che siano molto interessanti, perché comunque ci sono tante associazioni che vogliono partecipare, che hanno idee, tante belle cose che si possono continuare a fare, ecco. Grazie. Grazie Roberta, hai lanciato tantissimi spunti. Credo che sicuramente il tema delle parqui possano avere proprio, insomma, l'obiettivo che raccontavi anche un po' tu, cioè di far sì che i cortili, i piccoli androni delle case si inizino a raccontare e si facciano anche belle, nel senso più interessante del termine. Poi anche il tema riportato delle 100 strade, il legame con Pinocchio, che io non sapevo ed è molto, insomma, affascinante. E anche, insomma, le ultime cose che dicevi sugli spazi dei grandi player, di grandi trasformazioni che il vostro quartiere sta vivendo, sarebbe interessante che ospitassero proprio delle iniziative di quartiere, che aprissero le porte. È una sfida che possiamo provare a, insomma, davvero a giocarci e a mettere in campo. E adesso do la parola a Barbara e poi ho visto, mi scuso, una mano alzata tra i partecipanti, che adesso però non vedo più. Allora, intanto do la parola a Barbara e poi dopo a Quartiere Bene Comune, ma non è il suo nome. Grazie, io sono Chiarici Barbara, ciao, e rappresento una cooperativa sociale che si chiama Cores, che a Santa Croce e nello specifico in Viale Ramazzini 33, quindi dove c'era il Mafia, abbiamo una sede da un paio d'anni, una sede che è rivolta principalmente a utenti con disabilità, che è il nostro utente. Volevo condividere con voi alcune progettualità che noi stiamo costruendo con alcune realtà del quartiere di Santa Croce, grazie anche a dei finanziamenti che abbiamo ottenuto attraverso il bando di quartiere, il bando cultura, e la Fondazione Mano d'Oro, Bando Welcome. Sono alcune progettualità che noi stiamo costruendo appunto con alcune realtà che hanno alcuni oggetti che si ritrovano ovviamente anche si ritrovano anche nelle slide che prima sono state presentate, perché tra le varie attività noi stiamo pensando di costruire una mappa di quartiere. Io adesso le elenco perché poi sono poi complicate da spiegare, quindi una mappa di quartiere, delle passeggiate urbane, un murales ed altri eventi artistici. I nostri collaboratori ad oggi sono Città Migrante, Circolabile, la Fondazione Sarsi, l'Arca in Movimento, il Don Bosco, l'Archivio Piacentini e altre realtà magari più di contorno che sono meno attive concretamente poi nella realizzazione di questi progetti. Questo per dirvi che noi stiamo costruendo un calendario di attività gratuite ovviamente, principalmente al quartiere e quindi alle famiglie, ai bambini, alle bambine e adulti del quartiere e poi della città, che vada da giugno a novembre, principalmente orientato nei weekend, tra il sabato e la domenica. Alcune attività sono molto
strutturate, altre saranno invece delle call per delle opere collettive. Si pensa al murales, sarà realizzato su una parte del muro della vecchia stazione di Santa Croce in collaborazione con i ragazzi appunto che frequentano Città Migrante o comunque le famiglie. Cioè, il valore aggiunto che poniamo noi come Cores è per noi ovviamente che tutte queste progettualità noi le costruiamo e coprogettiamo con i nostri utenti, quindi sono sia nella parte della costruzione che nella parte della realizzazione. Quello che ci piacerebbe in qualche modo condividere, insomma, con voi, con chi vuole, di questo gruppo, è tutto quello che vi ho detto adesso, nel senso che noi ovviamente chiediamo la possibilità di poter portare appunto le attività all'interno del quartiere e di, insieme a voi magari, di farci anche promotore di queste iniziative, di capire con voi magari come anche modificarle, al di là dei partner che, con i quali stiamo costruendo, tutto ciò che può essere un valore aggiunto di costruzione, che abbia un senso, e noi siamo assolutamente disponibili a farlo, anche perché l'obiettivo è quello di fare, secondo me, delle azioni che abbiano un senso, ma che non siano poi dei doppioni di altre cose, perché se magari noi facciamo una mappa con le 5 associazioni, perché abbiamo avuto dei finanziamenti dal bando dei quartieri, poi sempre su Santa Croce qualcun altro realizza un'altra mappa, secondo me è opportuno, insomma, che questa è un'occasione per dirci che magari stiamo andando in una direzione comune, mettiamo a sistema tutto quello che possiamo fare. A me piacciono molto le proposte che sono emerse, tanto, e ci vedo molte connessioni con anche il nostro modo di vivere all'interno del quartiere, che non vuole essere semplicemente, tra virgolette, una risposta ai bisogni di un'utenza particolare, ma vuole diventare un luogo aperto alla collettività. E infatti il nostro spazio, l'orientamento è che sia poi anche uno spazio offerto al territorio, soprattutto ovviamente quando il centro è chiuso, quindi sabato e la domenica. E niente, questo è, insomma, è quello che volevo condividere con voi. Grazie, grazie mille Barbara. Sicuramente è molto apprezzabile il fatto che, insomma, aprite così tanto la vostra progettualità al quartiere, come, insomma, è aperto il vostro progetto, il vostro luogo di lavoro, e questo è, insomma, un po' me l'avevi accennato via mail, ma secondo me è proprio una cosa interessante mettere a sistema le varie progettazioni cercando di integrarsi col quartiere e facendo anche sì che non ci siano doppioni, ma che sia proprio siano le iniziative del quartiere, viste dal quartiere, conosciute, che siano veicolate, insomma. Quindi, cioè, secondo me è un invito interessante proprio da cogliere e da mettere in valore. Allora, c'è stato, dunque. Allora, Alessandra che dice che Manuela Gallingani della cooperativa Don Bosco non ha potuto partecipare, ma vi saluta tutti ed è disponibile alla più ampia collaborazione su vari progetti. Quindi Alessandra porta i nostri saluti a Emanuele, la ringrazi. Anche Francesca nel frattempo si è dovuta staccare. Francesca del Circolo Arci Gardenia, ma è disponibile a collaborare. Allora Alessandra, dopo magari se vuoi prendere la parola per parlare un attimo di quello che, insomma, hai scritto qui sulla chat, io intanto do la parola a Stefano, giusto? Buffagni, se non sbaglio. Sì, grazie. Ecco, ti prego. Stefano Buffagni, ecco, no, mi sono riuscito a inserire perché ho spostato un impegno di lavoro e perciò ci ho partecipato. Io semplicemente volevo riallacciarmi al discorso di Centostrade, che ringrazio anche la Pavarini per il gancio di Pinocchi, di Collodi, che sicuramente può essere un punto importante come tema del prossimo Centostrade. E ci teniamo molto come comitato che l'anno scorso, nel 2019, insieme ad altre associazioni del territorio, abbiamo, ovviamente l'Istituto Comprensivo, la biblioteca, così tra le principali, abbiamo ripristinato, perché c'è un po' l'urgenza, secondo me, su Centostrade, se vogliamo farla bene, soprattutto per il coinvolgimento delle scuole, bisogna essere pronti con il progetto già a settembre, perché le scuole devono comunque avere modo di lavorare durante l'anno per un progetto da presentare poi durante la manifestazione, presumibilmente di maggio. Perciò il mio era solo un accorato appello per le persone che comunque, tipo l'Alessandra, quanto prima ripristinare il gruppo di lavoro di Centostrade per far sì che nel 2022 finalmente si possa ripresentare, perché
per il nostro comitato in questi momenti in cui ci si riappropria del territorio sono assolutamente fondamentali e devono essere assolutamente mantenuti nel tempo. Grazie a tutti. Grazie mille Stefano. Abbiamo colto la potenza e l'importanza di questa festa, che è una festa che anche nelle edizioni precedenti ha avuto grande successo anche nella capacità di mettervi tutti insieme e lavorare insieme in rete, quindi sicuramente sarebbe importante replicarla. Nel frattempo ci hanno salutato Elena, Farnè e Silvia, che avevano un altro impegno e ci salutano, e chiedo ad Alessandro se vuole raccontare a voce quello che ha scritto, visto che è stata chiamata in causa tante volte. A tutti. Allora, è sempre piacere vedervi, ci vediamo in varie situazioni, devo dire, mi fa sempre piacere. Allora, due cose. La prima è che Santa Croce è molto avanti, cioè, forse non vi ricordate, ma con la Scuola Collodi e con la Maria Teresa di Calcutta, di Vassentatico, nella prima edizione di Centostrade, insieme alla Fondazione Famiglia Sardi, avevamo proprio fatto tutta una serie di laboratori all'interno delle scuole che erano stati poi realizzati per Centostrade, proprio sul tema di Collodi e Pinocchio, nella variante anche i Pinocchi di Munari. Quindi benissimo, con la possibilità di riprendere attraverso una camminata, attraverso altre modalità questo tema, perché poi i contatti li abbiamo tenuti con tutti. Sono d'accordo appunto con Bufani sul fatto di dire con le scuole ovviamente i progetti vanno organizzati prima per settembre attraverso le scuole, e gli altri due nei vari incontri che abbiamo fatto anche tra di noi ci sono altre due personalità molto importanti che possono rientrare sia negli itinerari, non tanto nella parkway ma anche nelle deviazioni interne, no? Perché abbiamo visto che di valorizzare anche quello che sono i tracciati interni di Santa Croce ma anche delle reggiane, no? Della parte che sono Don Chiari e Sarzi, perché Sarzi aveva proprio centro a Villa Cugnin, e Don Chiari con tutta la sua storia. Sono due personalità legate al teatro di strada nel senso più nobile del termine, che possono dare veramente, possono essere ripresi anche in termini di segnaletica, in termini di lavori artistici, cioè con una connotazione che possa lasciare traccia sul territorio oltre a varie manifestazioni. Poi sono d'accordissimo l'avevo detto al signor Fabio Vaccari, che aveva presentato la prima richiesta alla Biblioteca Centrale Panizzi, che poi era arrivata a me e poi era passata sul book crossing. Anche lì è una cosa da, come dire, è un'iniziativa da diffondere nei vari parchi, perché questo va organizzata, va studiata anche come modalità di valorizzazione e di conservazione del patrimonio librario, e anche come senso di responsabilizzazione dei cittadini alla salvaguardia e all'implementazione di questo patrimonio. Quindi ben venga, sono completamente d'accordo. Una proposta operativa è proprio quella di, che si riallaccia alla vostra di operatori, anche dell'assessore, è quella di a questo punto di organizzare operativamente dei gruppi di lavoro tematici, perché per evitare anche quelle sovrapposizioni appunto che diceva Barbara, no? Sulle varie mappature, sulla realizzazione dei vari centri. Anche ai centri giovani, no? Possono esserci appunto anche più, ovviamente più centri giovani in tutta l'area di Santa Croce, con delle identità e delle modalità di lavoro diverse ma integrate. L'ultimissima cosa, io ricordo che per Centostrade un apporto indispensabile e fondamentale era stato quello del Pigalle, proprio dal punto di vista organizzativo, di coordinamento e anche dal punto di vista proprio della gestione amministrativa e pratica del lavoro. Senza il Pigalle o senza un altro centro forte, il lavoro e l'organizzazione concreta di Centostrade io la vedo molto molto difficile. Infatti il Pigalle è rimasto anche dentro, perché insieme in parte alla Don Bosco è l'unico centro che può permettersi dal punto di vista organizzativo a gestire tutta la complessità con il nostro contributo, con il contributo di tutte le associazioni dal punto di vista di attivo, dal punto di vista di realizzazione, ma è stato un centro fondamentale.
insomma, so che adesso i centri sociali verranno appunto anche riconnotati per tanti aspetti, sottolineo che senza questo apporto difficilmente si potrà realizzare un'altra centrostrade come quella che intendiamo noi, insomma. Grazie. Grazie, grazie mille Alessandra. Adesso do la parola a Greta Salavolti di Arci. Ciao a tutti, buonasera. Ciao, bentrovata. Allora, sarò brevissima. Mi collego a quello che diceva Alessandra, perché effettivamente la festa delle 100 strade con cui abbiamo partecipato con Arci e anche attraverso il CEPAM, con i laboratori musicali nelle scuole. Cioè, chiunque abbia partecipato si ricorda della Cinzia che faceva avanti e indietro, lunga via Adva tutto il mattino. È stato veramente fondamentale la loro presenza, perché effettivamente hanno gestito buona parte dell'organizzazione. Questo intervento era appunto perché io penso sia stato molto importante il percorso fatto appunto anche in preparazione alla festa delle 100 strade rispetto ai rapporti tra le varie associazioni. Noi stessi all'interno del quartiere abbiamo iniziato ad attivare varie collaborazioni che continuano ancora oggi. Proprio oggi ho presentato un progetto, tra l'altro, che vede come sostenitori la biblioteca, quindi continua questo percorso. Un'idea che penso che, insomma, mi piacerebbe molto vedere nel quartiere Santa Croce e che potrebbe andare, penso, ad arricchire un po' le proposte, è quella di dare un taglio musicale che consenta di valorizzare i luoghi che già esistono a Santa Croce, i luoghi di aggregazione che sono tantissimi e dove spesso si fa musica, nei luoghi di culto, ad esempio, che sono spesso gestiti da associazioni, ma anche quelli che sono i luoghi storicamente musicali del quartiere. Quindi fare un percorso all'interno di un quartiere così multiculturale penso che possa essere strategico rivolgersi ai ragazzi, quindi anche alle seconde generazioni, e per andare a riacquistare, diciamo, i luoghi pubblici del quartiere. E penso che il tema musicale possa essere veramente una chiave interessante. Noi siamo comunque a disposizione, se si tratta appunto di riorganizzare la festa o comunque di partecipare, sia attraverso le attività del CEPAM, ma anche appunto con Arci, anche attraverso appunto le attività di cui parlava Simona. Penso un altro elemento fondamentale, appunto, si parlava di educazione sessuale anche proprio in ambito di educazione all'affettività, penso che sia veramente una necessità importante per i ragazzi da portare appunto nei quartieri, da portare vicino alle persone. E basta, grazie. Grazie, grazie mille Greta, hai dato un'altra, diciamo, visione e lettura alla festa delle 100 strade, che effettivamente, per come, insomma, la state raccontando e ricordando anche stasera, è veramente un'iniziativa da, insomma, da provare a replicare quanto prima, dandogli anche delle nuove, insomma, connotazioni, come stavi raccontando tu, rispetto alla musica e anche alla multiculturalità, perché comunque il quartiere Santa Croce da questo punto di vista è molto ricco e ha tante, tante potenzialità. Grazie mille per tutti questi interventi, sono uscite tantissime idee, insomma, che sono andate a integrare un po' la nostra restituzione. E Fate, io volevo dire una cosa, mi tiro la zappa sul piede. Vai Alessandra. E sarò, qui lo dico, qui lo nego, davanti a ben 23 persone. Allora, come sapete, la biblioteca è molto grande, dispone di una grande sala civica. Abbiamo occupato praticamente la parte che era dell'ex circoscrizione con magazzini, ma è un'altra biblioteca, cioè la curo io ed è gestita, vi assicuro, con tutti i crismi. C'è il centro di documentazione sulla legalità, che è gestito da un operatore della Papa Giovanni ed è attivo soprattutto in relazione alle scuole. Quindi nell'anno scolastico vengono scuole che con lui poi facciamo lavori all'interno di restituzione nella sala civica sul tema della legalità, che ho sentito appunto anche da Marco Napoli, è un tema fondamentale da riportare in tantissimi modi creativi all'interno del nostro quartiere anche, no? E i modi ci sono. Io penso che però sia importante che l'amministrazione all'interno di Villa Cugnet abbia un ufficio, cioè non solo biblioteca. È stata anche ultimamente ben ristrutturata attraverso l'opera della manutenzione del comune, abbia un proprio ufficio che può essere anche legato all'attività di un architetto di quartiere, e anche un ufficio
diciamo di appoggio, tra virgolette, attivo, perché penso che al di là dei centri sociali, dei luoghi che andremo insieme a creare, storicamente quella è il posto in cui l'istituzione comunale, laica, civile, deve avere una rappresentanza. Ma proprio lo richiama la villa, cioè lo richiama la villa. Quindi, perché poi abbiamo i carabinieri, abbiamo la chiesa, cioè, no? C'è un nucleo proprio istituzionale di collaborazione molto forte e molto forte per l'identità del quartiere. Quindi i magazzini ci sono perché, soprattutto perché la biblioteca sta mettendo a sua volta a norma i propri grandi magazzini, quindi una parte, io spero, presto di questo patrimonio anche su, come dire, sollecitazione di altri assessorati che non siano quello alla cultura, possa essere spostato, perché è un patrimonio che viene reso comunque fruibile, non immediatamente, ma all'interno dei magazzini del deposito della Panizzi, cioè non è un patrimonio che viene, ecco, con i giusti tempi e con l'ufficio già diciamo della legalità, che però non è utilizzato pienamente, lì in qualche modo un presidio istituzionale altro ci deve essere, perché la biblioteca ne gioverebbe anche come frequenza, come scambio, come riconoscibilità da parte dei cittadini. Poi dopo mi picchieranno, però io sono abituata a dire quello che dico. Grazie Alessandra per anche questa proposta e per la tua, come dire, sincerità anche nel proporsi, e insomma è sicuramente una proposta che interessante, che abbiamo già anche, come dire, accolto e ascoltato in altri quartieri. C'è l'idea comunque di avere un presidio un pochino fisso, comunque una presenza reale dell'amministrazione, che sia l'ufficio architetti di quartiere o insomma da altre forme sul territorio. E, insomma, una richiesta che proviene da tanti, che si vede che insomma anche nel tempo è venuta a mancare. Io vi ringrazio moltissimo per tutte queste considerazioni, queste anche tante idee, tante proposte che abbiamo condiviso stasera. Se non ci sono insomma altri, insomma, considerazioni, commenti, lascerei la parola all'assessore Lanfranco, se vuole fare qualche considerazione finale. Le considerazioni sono che avete confermato la mia impressione, cioè che questo sia un ambito che, soprattutto nella parte di ambito che sta su, diciamo, la zona di Santa Croce, ha un sacco di robe. Cioè, nel senso che il problema di questo ambito non è stimolare cose, ma è metterle in rete in maniera razionale, nel senso che ce ne sono un casino. Molto bene. Ma appunto il lavoro forse qua è ovviamente, diciamo, di aiutare, stimolare e affiancarci come supporto alle varie attività che si possono mettere, insomma, da collaborare, da progettare insieme in maniera collaborativa, però proprio c'è anche proprio un tema di mettere a sistema un sacco di realtà già presenti, perché se guardiamo un po' le cose che avete detto, tutti i progetti in corso, tutte le sedi di associazioni, tutte le attività, tutto il numero di centri sociali presenti nell'ambito e di circoli, diciamo, privati, che siano ARCI o che siano altre forme associative, cioè veramente è un ambito densissimo. Rispetto alle dimensioni dell'ambito, al numero di abitanti dell'ambito, secondo me è l'ambito più denso della città. Nel senso che tutto sommato, a livello di dimensioni, non è enorme, ma c'è veramente una marea di roba. Quindi un po' la sfida è quella di avere dei progetti che il più possibile lavorino sul, diciamo, collegare e mettere insieme. Marco Napoli dice, credo ci vorrebbe una piattaforma comune, esatto, infatti uno dei tre progetti della seconda parte, diciamo, dei tre filoni successivi, è la piattaforma collaborativa comune dove mettere tutto in rete, quindi sono assolutamente d'accordo. Qui è particolarmente utile. Poi, diciamo, secondo me dall'altra parte non deve essere un obbligo, nel senso che secondo me è anche giusto che ci siano dei progetti in cui, diciamo, magari si mettono insieme solo dei pezzi, cioè dei gruppi di associazioni, a fare delle cose anche in autonomia, eccetera. Però qua veramente il tema è, ripeto, razionalizzare il dialogo e perché c'è tantissima, diciamo, tantissimo attivismo e tantissima energia. E anche rispetto all'identità di quartiere, probabilmente un quartiere che per vari motivi, in prima battuta penso per le persone che ci abitano e ci operano, ci lavorano,
ha probabilmente conservato più identità che altri quartieri. Quindi ci sono altre zone della città in cui il problema è anche un pochino ridarsi un'identità. Qui invece l'impressione, anche ascoltando voi stasera, ma insomma, confermate un'impressione che c'è già, che avevo già, che sostanzialmente questa parte di ambito conservi ancora una forte identità e spesso vada accompagnata e valorizzata. Magari un po' diverso è temi su San Prospero, di cui ho parlato in particolare Coiotti, poi c'è tutto l'ambito Gardegna, che è un ambito molto rilevante, anche a mio avviso molto strategico per la posizione, su cui bisogna capire appunto magari come supportare anche una serie di realtà. Adesso Francesca Perlini è dovuta uscire prima di intervenire, però insomma anche lì c'è tanto attivismo. Quindi secondo me in questo ambito, ripeto, la sfida è più favorire la sinergia forse che inventarsi, diciamo, per forza progetti, perché qui appunto c'è da mettere in sinergia tanti soggetti già esistenti. Poi c'è la grande sfida, secondo me, del creare, cosa che insomma, abbiamo detto noi in premessa, ma avete anche ribadito voi, creare la sinergia che forse oggi non c'è, anzi sicuramente oggi non c'è, con alcuni grandi soggetti, dal centro internazionale a quello che c'è al parco dell'innovazione, rispetto a quartiere. Quindi che questo ovviamente è più valido per Santa Croce, meno per Gardegna e San Prospero, però c'è da lavorare in questa direzione. Noi, come avete sentito, penso, ormai insomma, non è il primo incontro, quindi avrete capito, noi ci siamo su questo. Appunto stasera è stata una serata di passaggio dall'ascolto alla proposta, dalla prossima volta vi arriva insomma, l'invito a partecipare a degli incontri dove appunto definire puntualmente i progetti. Quindi diciamo, inizia la parte più sfidante, più concreta, anche quella che ha come traguardo poi la fine della fase di, diciamo, di coprogettazione, coprogrammazione e l'inizio dei progetti, perché ci piace parlare, ma alla fine siamo qui per far partire dei progetti, quindi si va verso quella fase. Quindi niente, l'appuntamento appunto per questi prossimi incontri sui singoli progetti e ripeto, sperando di caldamente di poterci vedere dal vivo. E io ringrazierei tutti, ringrazio anche il lavoro dei nostri architetti di quartiere, quindi questa sera Paolo e Graziana e la dottoressa Leva dirigente, però insomma, grazie soprattutto a voi cittadini e associazioni che anche questa sera insomma, avete contribuito direi attivamente. Qua c'è un messaggio, ringrazio per gli spunti, Riccardo Manzini ci ringrazio per gli spunti ed è disposto a collaborare, dice, sul quartiere San Prospero ed è un educatore dell'ovile presso la struttura Gerry Maldo. Grazie anche Riccardo e niente, io direi buonasera a tutti e a presto per l'incontro di progettazione. Grazie a tutti. Grazie veramente. Buonasera a tutti. Ciao. Ciao a tutti, arrivederci.